Forse un angelo vestito da passante mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Dici, non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso. Beh, certo di meraviglioso in questa enorme massa di rifiuti che siamo abituati ormai da vedere. Io svolgo questa attività da circa 35 anni. Sì, ci sono stati dei momenti in cui la città è stata più pulita, ma credo di convivere con la cronaca che racconta della città sommersa dai rifiuti da 35 anni. Da due anni a questa parte è molto peggio. La città affoga nei rifiuti, come sempre, c'è da aggiungere, e non è per questa diatriba ultima politica sulla trasformazione di Messina Ambiente, società in agonia, in Messina Servizi Comuni, Beni Comuni, adesso non so bene come si chiami. È un flop, la raccolta differenziata che conta su centinaia di netturbini, decine, adesso ci dirà l'ingegnere Lisi, e su 37 mezzi. Eppure a Pace, mi hanno detto, c'è un impianto costato alla Regione 8 milioni di euro, chiuso
da 2 anni. 8 milioni di euro fermi, 8 milioni di euro finora buttati al vento. L'impianto di pace del lato 3 è passato sotto l'egida, mi hanno detto, di un SRR commissariata, una sorta di ectoplasma amministrativo, potrebbe aumentare considerevolmente la percentuale di raccolta differenziata. Si trova, per capirci, accanto a quell'altro impianto, quello andato in fiamme qualche settimana fa, qualche mese fa, ancora non ci hanno detto se ci ha intossicato o meno. A sentire la tosse della consigliera Fenech, qualche sintomo di intossicazione c'è. È in grado di lavorare questo impianto in maniera moderna, rifiuto secco, carta, cartone, plastica e lattine, ma è inspiegabilmente chiuso, prigioniero di commissari straordinari, ordinanze, veti, competenze. Questo perché lo diciamo? Perché a nostro avviso, ma non soltanto a nostro avviso, la raccolta differenziata è l'unica via per uscire dall'emergenza, è vero, ingegnere Lisi? È la via intrapresa da comuni come Salerno o come Napoli, che sino a qualche anno fa avevano bisogno dell'esercito. La percentuale di differenziata effettuata a Messina, ci raccontano da Messina Ambiente, ci racconta l'assessore Ialacqua, è al 14-15%. In realtà ci hanno sussurrato che è vero che si raccoglie al 14 o al 15% di differenziata, ma poi quella che è veramente differenziata, la munizia differenziata, non è più del 5%, che poi finisce che la gente non collabora molto, non capisce, non collabora, non vuole collaborare. C'è un articolo di un regolamento sul pagamento del tributo sui rifiuti che offre la possibilità di pagare meno per un servizio non svolto. Questo però quando ricorrono evidenti condizioni di pericolo per la salute pubblica. E sapete chi deve attestarlo? Il Dipartimento Sanità del Comune e poi la massima autorità sanitaria, che è il sindaco. Ora dico, quale persona attesta una cosa del genere? Cioè, sarebbe come fare Karakiri, no? Insomma, dire ai cittadini, guardate che c'è pericolo per la salute pubblica, la munnizia ci sale fino a qua, pagate meno. Non si sa quindi chi dovrebbe dichiarare questo stato di pericolo, ce lo dirà Cittadinanza Attiva. Il titolo della puntata di questa sera, non a caso, è Rifiutiamoci, comprende un po' tutto. E allora io saluto con grande piacere chi in questo momento si trova a lottare assieme ai lavoratori, ai quali va la nostra solidarietà, certo loro. Non hanno, credo, responsabilità diretta, ma adesso cercheremo di capirlo. Carmelo Pino, della funzione pubblica della CGIL, ha riconosciuto quei lavoratori che protestavano. Abbiamo dedicato la copertina a questo argomento proprio per dimostrare che da quando c'è Malalingua parliamo di rifiuti e di emergenze. Buonasera alla consigliera Lucy Fenech, che ricambiamo Messina dal basso, che stoicamente, anche con un pochino di tosse questa sera, è venuta qui. Buonasera Roberto Lisi, mi verrebbe da dire un uomo solo al comando, perché direttore tecnico, responsabile dei servizi, responsabile dell'ufficio tecnico, impianti, innovazione, insieme a rete informatica, sito web e sistema di certificazione. Tutto lei fa, ingegnere Lisi, tutto lei fa. Non con lo stipendio delle donne, però. Ah, lui dice le donne, lei dice le donne di Messina. No, non l'avevo capito, battuta. Vabbè, adesso ci spiegherà come riesce a fare tutto questo, ingegnere Lisi. Qua non esageriamo, sono una delle due figure tecniche che sono dentro la società, per cui è chiaro che ci sono... Ho sbagliato qualche incarico? Se no. Vuole ne aggiungo qualche altro. No. Man mano che si va avanti non si sposta a qualcun altro le responsabilità e si accumulano le responsabilità sull'altro. E questo le crea difficoltà o riesce a farlo, o anche la società crea difficoltà, no? Ma diciamo il lavoro è sempre di squadra, quindi cioè, io coordino le 400 persone che fanno il servizio. Quindi, 400 o 500? 496, di cui operativi siamo 390. Perché gli altri sono in malattia? No, gli altri sono nelle altre funzioni della città. Ah, ecco, in questo senso, sì. E il tasso di persone che presentano il certificato si è abbassato notevolmente, credo. Si è abbassato. Nel 2016 la media di assenze è scesa al 28%. E questo è un bel dato che ci sta dando. Buonasera ad Alessandro Tinaglia di Reset, grande piacere averla qui. E io saluto con grandissimo credo piacere. Credo che sia stato ormai espulso definitivamente. No, lei ha avuto un periodo di sospensione. Sì,
Lo so, e me la sono meritato, ero stato anche avvisato. Mi pare 15 giorni, una cosa del genere, che, vabbè, stiamo scherzando. Scherziamo. Luca Heller, buonasera, già assessore al bilancio del comune di Messina, ma nelle vesti di rappresentante di Cittadinanza Attiva, che è un'organizzazione che difende i diritti del cittadino. Perché secondo lei i rifiuti sono in questa grande quantità? Sono scarsini gli amministratori? Ma prima di tutto credo che il problema sia in Sicilia. Cioè, è una questione di smaltimento. Questa regione è in ritardo atavico nell'affrontare la fine del ciclo dei rifiuti, compreso quello delle cosiddette materie prime e seconde, quindi il riutilizzo. C'è un ritardo di 20-30 anni. Per le infrastrutture può dipendere da Roma, dai piani, ma su queste cose dipende un po' da qui. Direi una cattiva amministrazione e gestione che bisogna superare assolutamente, perché la pagano i cittadini, tasca. Quindi non è una responsabilità solo del Comune di Messina Ambiente? No, secondo me, io mi intendo di questa materia, certo. Anche ora la seguo in altre parti, comunque 30 anni, ho firmato anche piani economico-finanziari su impianti di riciclaggio tipo Pace, roba di questo genere, fatti 20-30 anni fa, raccolte differenziate. Ma è giusto che il cittadino paghi quanto altri cittadini che hanno un servizio svolto benissimo, o è giusto che paghi di meno, così come dice il regolamento del tributo? È un bel tema, perché indubbiamente, parliamoci, il cittadino paga comunque, perché se non paga la Tari, pagherà con le tasse a livello, cioè se nel bilancio del comune mancassero 10 milioni da girare poi alla società o quella futura, da qualche parte il comune li dovrebbe tirar fuori, quindi taglia servizi, aumenta le tasse, mi spiego, quindi alla fine pagano sempre più deboli, che sono i cittadini, e questo è veramente ingiusto. Grazie per ora. Antonella Russo, capogruppo del PD al Comune, responsabile, abbiamo scoperto su Facebook, dell'ennesima caduta del numero legale al Comune, quindi responsabile, ho letto su Facebook, in parte di questa crisi che ci sarà nei prossimi giorni, semmai sia stata superata questa crisi. Perché se dovesse essere una cosa seria sarebbe una cosa assolutamente tragica, poi spero di avere modo di poter chiarire questa cosa. Insomma, adesso ce lo spiegherà. Saluto. Se il nostro contravventore è Facebook, dico io, mi so adeguato. No, però purtroppo è diventato piazza. Tante volte. Sì, lo sanno bene coloro che frequentano Facebook. Fatemi salutare Orazio Polimeni, buonasera. Lui è un cittadino attivo del quinto quartiere ed è uno attivissimo. Grazie, buonasera. Perché ho invitato? Perché uno che si occupa del quartiere, pur non rivestendo una carica, è stato candidato, ma si occupa a tempo pieno del proprio quartiere, Paradiso. Perfetto, Paradiso, San Michele, Annunziata, Panoramica, San Licandro, perfetto, un po' tutto. Perfetto, fatemi salutare Raffaella Lombardo, consigliere invece di quartiere di Cambiamo Messina dal Basso, del quarto. Il suo quartiere è pulito, qual è il suo quartiere? Il quarto, probabilmente il più pulito, perché è il centro, perché storico. Perché sanno che abita lei? Certo. No, il centro storico normalmente è quello che ha più un occhio di riguardo, quindi rispetto ad altri quartieri la situazione è, almeno nella parte centrale, è più sotto controllo, quindi però i problemi adesso, ci sono. Adesso ne parleremo. Buonasera Saro Pizzino, grazie di essere con buonasera, noi. Tra poco parleremo anche con lui. Abbiamo il primo stacco pubblicitario, noi li chiamiamo spazi di libertà in questa trasmissione. E allora, rifiutiamoci è il titolo della puntata, è provocatorio naturalmente, di questa sera, dove ci stiamo occupando e ci occuperemo di rifiuti. Tinaglia, lei che è solitamente molto critico nei confronti dell'amministrazione, in tema di rifiuti cosa ha da dire? Beh, non vorrei essere da meno questa sera, cioè non vorrei deludere qualcuno, cioè vorrei stare... No, credo che partendo dalle considerazioni che facevano sia l'ingegnere Lisi che Luca Heller, evidentemente il problema intanto è generale, non riguarda soltanto Messina. Però è anche vero, io vorrei ricordare due numeri.
Il sindaco, un anno dopo il suo insediamento, porta le carte in procura e racconta di tutta una serie di illeciti all'interno dell'azienda. Scatta un'indagine, vengono inquisite delle persone. In quel momento Messina Ambiente costa 38 milioni, ok? Siamo nel 2013, 38 milioni. 32. Oggi costa? No, oggi costa 43. Non è Messina Ambiente, è tutto il ciclo dei rifiuti che costa, appunto, 43. Ci sta. 38 milioni è il giro dei rifiuti. Allora, correggo, il giro dei rifiuti. Sottodimensionato. Perfetto. Esattamente. Ma ne mancavano 7. Esattamente. No? Aspetta. Tre anni dopo, questa somma è cresciuta quasi del 20%. Nonostante siano arrivati Ciacci, Rossi, si siano fatti una serie di interventi. Evidentemente qualcosa non funziona nella gestione della macchina. Questo è un fatto, perché certamente i cittadini non hanno collaborato come ci si aspettava nella raccolta differenziata. Certamente da 3 anni parliamo dell'avvio del porta a porta, che è avuto in modo assolutamente parziale. Certamente però evidentemente ci sono dei problemi. Negare questo credo sia un fatto, mi pare come nascondere il sole con la rete. Quindi credo che debba essere fatta una riflessione molto seria in questo senso. Certamente ci sono delle valutazioni che vanno fatte prettamente tecniche, riguardano l'azienda, però dico, io porto un'esperienza, io da qualche mese sono il responsabile anche dei rifiuti del comune di Villafranca. Sono arrivato 5 mesi fa, facevamo il 63%, oggi facciamo il 76% di differenziata. Sono 8.000 abitanti, il servizio costa circa 900.000 euro, grazie all'attività di un sindaco lungimirante come De Marco, un giovane sindaco. C'è, cioè, un'amministrazione giovane, che è la stessa percentuale di Rometta, è più alta in questo momento. Però l'indifferenziata in parte la paga il comune di Messina. Sì. Rometta è al 74. Sì. In questo momento i dati ufficiali danno questo. Ma chi è che non va, secondo lei, in questa raccolta? Ma è l'ISI, è Iamacco, no, è l'amministrazione, no, è il sistema, è la regione? È un sistema, dico, loro hanno dei problemi sui mezzi, certamente obsoleti, hanno problemi, sì, sul personale, hanno problemi sul numero di persone che fanno effettivamente la raccolta, hanno problemi, parlavo di un 28% oggi come numero che si è ridotto di assenteismo. Ci sono tutte queste cose, ma che dipendono evidentemente dalla testa, cioè inutile, possiamo dire, lo vogliamo, ma quando le cose non funzionano, la responsabilità è sempre di chi decide, non è mai di chi deve fare le cose. Se le cose non funzionano è perché qualcuno non sa gestirle, quindi la responsabilità non può che essere in capo a chi amministra, perché voglio ricordare che l'acqua, il sindaco, l'amministrazione, perché voglio ricordare che questi stessi che hanno raccontato per anni che era colpa di quelli di prima, che erano degli incapaci, dei delinquenti e tutto il resto, non mi pare che oggi abbiano fatto meglio, siccome alla fine un cittadino su cosa deve misurare il risultato di un'amministrazione? Sui dati. E i dati sono disastrosi, quindi credo che anche sui rifiuti la considerazione sia assolutamente... Va bene come primo giro, adesso andrò ad Heller. Antonella Russo, prima di tutto le faccio rispondere su questo discorso, no, del consiglio, ma secondo lei è la panacea di tutti i mali la trasformazione di Messina Ambiente in Messina Beni Comuni? Messina Servizi Beni Provvidenti, qui è a dire che sì, c'è il reato di bancarotta fraudolente. Ricordo lui, c'era l'assessore Signorino che stette in silenzio. Metterebbe tutti dentro su questa storia, o quantomeno li inquisirebbe tutti. Guardi, Emilio, ex magistrato, chiedere a me se è la panacea di tutti i mali è come chiederla alla persona più sbagliata al mondo, e le spiego perché. Io sono l'unico consigliere del comune di Messina che non ha votato il piano Aro nel 2016, che ha avversato la costituzione della Messina Servizi Bene Comune a febbraio dicendo determinate cose a verbale. Ci sono state 8 sedute di consiglio comunale sull'affidamento alla Messina Servizi. Io sono stata presente in tutte e 8 le sedute di consiglio comunale. Ce n'è stata soltanto una in cui si è discusso la delibera. Su 40 consiglieri che ipoteticamente potevano venire in aula e discutere la delibera e dire se andava bene o andava male, ma poi sicuramente avremo modo di entrare, certo, sulle criticità, chiaro, di questa nuova società e sulla gestione della Messina Servizi. Mi sono permessa di portare il resoconto d'aula della seduta del 22 maggio. Lei vedrà 2 pagine di resoconto sommario di un unico intervento che è stato fatto in consiglio comunale. L'unico intervento è quello mio. Per cui dico, sono stata l'unica a manifestare fin dall'inizio le mie grandi perplessità
di natura giuridica, di natura tecnica, amministrativa e anche politica per questo passaggio, che secondo me non risolveva il problema, e tutti lo sanno, compreso qui l'amico Pino, diciamo in rappresentanza dei lavoratori, peraltro facendo delle dichiarazioni in presenza almeno di un centinaio di lavoratori che tutto volevano tranne che sentirsi dire che la Messina Servizi non era la panacea di tutti i mali, non era la soluzione alle loro giuste difficoltà, insomma alle giuste paure che loro hanno per il futuro. Per cui certamente dal mio punto di vista non è la panacea di tutti i mali e non è la soluzione al problema. Devo dire una cosa. La Messina Servizi, cioè non possiamo noi guardare la Messina Servizi se non dentro il contesto della gestione dei rifiuti. Messina Ambiente, entrata... Fabio, se ci sono immagini di rifiuti recenti, fammele vedere, insomma, le puoi anche mandare qualche immagine. Messina Ambiente, entrata in liquidazione nel 2012, sì. Renato sì. Accorinti è stato eletto nel 2013. Sì. Da quando è stato eletto ad oggi, come gestione dei rifiuti, Renato Accorinti ogni 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi ha emesso delle ordinanze contingibili e urgenti di proroga della gestione alla Messina Ambiente. Quindi il problema di una società che ha 70-80 milioni di euro di debiti non se l'è posto, diciamo che se l'è posto in estremo ritardo, come poter gestire il servizio dei rifiuti ad una società che non fosse Messina Ambiente, perché tutto il mondo sa che Messina Ambiente non può più continuare per 100.000 motivi a gestire il servizio. Secondo lei invece quale che sarebbe? Cosa è successo? Dico, che sì. Cosa è successo? Che abbiamo avuto, diciamo, le idee fantasmagoriche del direttore generale, ragioniere generale, eccetera, eccetera, dottore Le Donne, che aveva ipotizzato una multiservizi, cioè una società mega galattica che dovesse comprendere tutto, compreso la raccolta, smaltimento dei rifiuti. Questa situazione ha fatto quantomeno temporeggiare di almeno 2 anni la soluzione concreta del problema. C'è stato un passaggio intermedio con una super AMAM, si è cambiato lo statuto dell'AMAM per cercare di passare con la mobilità i dipendenti di Messina Ambiente in AMAM. Sapete perché adesso non c'è stata questa mobilità? Perché per 1 anno e mezzo c'è stato un botte risposta, un ping pong tra il direttore generale e i revisori dei conti, i quali dicevano che era necessario un piano economico finanziario che fosse asseverato da una società di revisione, mentre il dottore Le Donne diceva di no. È naufragata così l'ipotesi dell'AMAM e ci troviamo in una situazione in cui adesso, dopo il decreto legislativo 175 del 2016, che è il testo unico sui rifiuti di Madia, adesso non è più possibile fare la mobilità fra le partecipate. L'assessore Jalacqua ha delle grandi responsabilità, ma secondo me fra tutti i rappresentanti della Giunta è quello che ha meno responsabilità di altri, perché che io sappia, aveva capito che ci voleva un passaggio soltanto ad una nuova società dei rifiuti, che certamente però stanno cercando di realizzare dopo 4 anni, e in una situazione in cui Messina Ambiente ha sulle spalle un rischio altissimo di fallimento. Quindi cercate di capire che non è semplice, alla luce di relazioni che fanno gli avvocati di Messina Ambiente su dei concordati, non sappiamo se sono... Spero poi di poter essere più precisa, concordati in continuità, concordati liquidatori, vale a dire atti che portano alla chiusura di Messina Ambiente. Quindi lei gli dice sintesi, troppo frettolosa questa soluzione. No, questa è troppo in ritardo, troppo in ritardo è troppo in ritardo perché è avvenuta fondamentalmente dopo 4 anni, ha raffazzonata, perché adesso si sono incastrate talmente tanto le cose. Che cosa farebbe? Quale strada seguirebbe? Guardi, la strada da seguire, c'erano dei passaggi a monte che non sono stati seguiti, perché la Giunta ha deciso in maniera pervicace che la gestione dovesse essere esclusivamente pubblica, amen. Non hanno però pensato di fare un appalto oppure una gara fra società pubbliche, non hanno deciso di fare questo. Potevano pensare ad una società di partenariato e non l'hanno fatto, potevano cercare di far continuare con una gestione provvisoria a Messina Ambiente e non l'hanno fatto. Morale della favola, chiedono un concordato in continuità, quindi cercando di fare mantenere in vita Messina Ambiente, nello stesso tempo però tolgono mezzi quello che c'è, beni immobili quello che c'è, beni mobili, ma soprattutto lavoratori da Messina Ambiente alla Messina Servizi, prima ancora che il Tribunale di Messina si decida su questo concordato. Io direi ancora, prima ancora che lo riempiano questo concordato, perché l'avvocato Parinello ha fatto ben 3 relazioni,
una diversa dall'altra, in cui ancora il cittadino messinese non sa cosa, come si tenta di far sopravvivere la Messina Ambiente. Il concordato in continuità è tutto l'opposto del concordato in liquidazione. I lavoratori ancora non sanno se eventualmente la Messina Servizi dovesse ottenere la gestione, se saranno licenziati e saranno riassunti tramite l'SRR e con un tavolo davanti all'ispettorato del lavoro. Non sanno se sarà accolto la cessione di ramo, certo, ci sono più di 5 milioni di TFR. Appesantisce ancora di più. Non sanno se ci sarà un passaggio diretto ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile e non sanno se questo concordato sarà mai o non mai accolto. Grazie per il momento. In questo caso il fallimento sarà inevitabile. Quindi c'è un consiglio comunale che è stato messo nelle condizioni di decidere se la Messina Servizi deve o no prendere la gestione di questo servizio prima che il Tribunale decida sul concordato. Non è una cosa semplice. Luca Heller, lei ha un osservatorio, parte da un osservatorio privilegiato, è stato assessore, conosce bene le carte, anche la situazione economica, no? Le saranno capitate quelle di Messina Ambiente. Lei invece che idea si è fatto? È la soluzione giusta o come dice Antonella Russo, è tardiva e arraffazzonata questa soluzione? Ma ciò che ha detto Antonella, con la quale mi sono scontrato varie volte in consiglio, perché io facevo parte di una squadra, ora che sono libero di poter parlare senza remore, riconoscendo quello che dicevo prima, cioè la regione, tutto il sistema dei rifiuti, eccetera, non a caso il governo a Roma voleva commissariare anche, come ha dovuto fare anche in altre regioni, in altre situazioni. Quello che sta accadendo in Sicilia è già accaduto, quindi potremmo anche imparare là dove siamo riusciti a risolvere certi problemi e finalmente a fare gli impianti anche i termoutilizzatori, che qui si aborriscono quando ci sono a Bologna, a Brescia, a Milano, a Vienna, a Parigi, eccetera. Però qui si fa molta demagogia. Termovalorizzatori. Sì, sì, termovalorizzatori, il moderno, diciamo, sì, sì, ma non inquinano assolutamente, è come quelli che dicono no ai vaccini, gli stregoni su cui campano per fare no ponte, no io non lo so se andrà bene o meno, ma c'è gente che campa demonizzando l'innovazione e la tecnologia, non farebbe neanche andare i treni se tornasse te, viva i pelle rosse, andiamo a cavallo. Però tornando al tema, io riconosco prima di tutto la coerenza, perché mi sono scontrato tante volte e ho cercato di rimediare quello che stava dicendo giustamente Antonella, cioè non è cattiva l'idea, non era cattiva l'idea di una multi-utility, però permettetemi, qual era il piano, quali erano le fasi, quali erano gli stadi per arrivare alla fattibilità di un grande sogno? È come se io volessi andare in Africa e ora volessi costruire lì qualcosa di tecnologicamente avanzato. Cioè qui c'è una grande presunzione, una grande arroganza nel voler andare avanti per slogan, per dimostrare che si ha ragione. In realtà quello era un progetto che astrattamente è giusto, io tra l'altro ne ho seguite da altre parti, ma le situazioni erano più avanzate, si arriva attraverso un percorso con più moderazione, con più cercando di aiutare ciò che esiste e via dicendo. Invece ci si è avviluppati in questo discorso, non pensando, diceva bene, questa società è in liquidazione a 5 anni, ma stiamo scherzando 5 anni, che si parla di transazioni Atom, Messina Ambiente Comune, non si fa nulla da anni. Transazioni fantasma. Sono cose su cui io mi sono imbestialito più volte, però giustamente la domanda è cosa si può fare concretamente? E concretamente io ho piegato la testa perché meglio una soluzione d'emergenza che nulla, e quindi costituiamo una nuova società che secondo me non doveva essere in house per 9 anni, si poteva fare, ma ero in minoranza, mi sono dimesso, alla fine me ne sono andato proprio perché... Anche su questo? Ma anche su questo, perché sotto questo profilo facciamo il passo minimo essenziale, invece di voler fare 10 passi, facciamo il passo non più lungo della gamba. La Giunta oramai l'ha dimostrato su 1000 cose.
perché una è giunta dove una ruota gira e l'altra no, poi gira quella e gira quella e manca chi sa tenere il manubrio, che sarebbe il sindaco. È un gran casino, purtroppo. Comunque, e questa è la prova provata di come le cose non vanno bene. Comunque, alla fine è prevalsa tutto in ritardo una linea e io ho cercato di aiutare prendendo lo statuto, perché alla fine se è stata approvata questa delibera pochi giorni a febbraio, pochi giorni dopo che io mi ero dimesso, anzi volevo rimanere quei 10 giorni per dare una mano, era comunque un'occasione per salvaguardare i lavoratori, cercare di passare. Quindi porta anche la sua firma questa messina a beni comuni. Sì, certo, da una vecchia in house eccetera, però come si farebbe dalle mie parti? Non gli do 9 anni, 9 anni non permette di discutere, di negoziare, di... A già ottobre anche con lui volevo mettere parte dei soldi del comune per comprare gli automezzi, le spazzatrici, innovare, tutta roba fatta da decenni e che qui non si fa e neanche ora è stata fatta. E invece no, si è insistito e io qui lancio un allarme perché è un modo brutto, no, o non si fa politica da parte di alcuni, manca la guida politica, o si fa una cattiva politica. Per convincere il Consiglio, convincere i cittadini, è un sospetto, ma io questo sospetto ce l'ho, per convincere che andava fatta Messina, Beni, eccetera, tra l'altro figuriamoci, perché ho detto meglio quello che nulla, alla fine l'abbiamo messa in mutande, non è stato fatto nulla, non solo per la liquidazione della transazione, non gli abbiamo dato i soldi per gli investimenti eccetera, alla fine è chiaro che costa perché manca la produttività. Io ho visto gli operatori, i lavoratori, io ho fatto anche l'operatore ecologico e lo spazzino per anno con dei monconi a girare come disperati con dei carrelli, non sanno dove scaricarli, i cassonetti che fanno schifo. Allora dopo 4 anni di governo si doveva, ecco. Io però mi auguro, e dopo se ne può parlare, ho in testa delle soluzioni praticabili che secondo me potrebbero risolvere capra e cavoli, però prima di tutto deve questa giunta e questo sindaco fare un passo indietro, invece di badare al proprio orgoglio deve, se no non fa gli interessi dei cittadini. Sì, passo indietro su che cosa? Dal punto di vista politico? Certo. Fare entrare qualcuno in giunta, lei è questo che dice? No. Se ne parla tra poco, però mi dica subito una cosa e poi andiamo in pubblicità. Se lei fosse consigliere come Antonella Russo, in questo momento su questa delibera apporrebbe un no o un sì? Voterebbe no o sì? Secondo me andrebbe accompagnata da una pregiudiziale politica su cui ha guidato male le cose. E le cose non sono solo Daniele Jalacqua, cioè il discorso è più ampio. Sì. E secondo, cercherei di reintervenire sulla prima delibera facendo una stadiazione. 3 anni di in-house providing vi si dà, però dovete dimostrare che sapete funzionare per il bene dei cittadini. Se dopo 3 anni non avete fatto il vostro dovere, lavoratori, dirigenza eccetera, si fa una gara per un socio privato che ci sono in Europa, in con Italia, la clausola di salvaguardia per 3 anni in minoranza non maggioritario, che gli porta innovazione, management eccetera. E i lavoratori? Se dopo 6 anni non funziona neanche in questo modo, gli ultimi 3 anni apertura al mercato. Quindi come vede non è una idea estremistica, è una stadiazione di quello che c'è. Quindi il suo invece sarebbe il suo, ha prevalso la linea ideologica. Però là in consiglio si può votare no o sì. Il suo sarebbe un no o un sì. Con un ordine del giorno allegato che vincoli la giunta. Compreso il passo, una cosa così, questo concetto. Ma me lo dice dopo. Passi di libertà. Italcase, il gruppo leader nel settore per chi cerca o vende casa. Da oltre 30 anni, il funzionario Italcase è il tuo consulente immobiliare. Italcase è l'unico gruppo che garantisce il tuo acquisto con il sistema certificato di 11 rigidi controlli. Chiedi al tuo funzionario personale immobili con garanzia Italcase Approved. Devi comprare, ma devi prima vendere il tuo immobile? Una rete sul territorio cittadino di 5 agenzie ed oltre 40 professionisti del settore si occuperà di vendere il tuo appartamento individuando il compratore in massimo 60 giorni. E contestualmente, grazie ad un listino di oltre 15.000 immobili e 10 cantieri in esclusiva, troverà la casa dei tuoi sogni. Italcase, speciale cantieri. 10 cantieri in esclusiva per soddisfare ogni esigenza abitativa. Palazzo Luce,
Non dovrai più scegliere tra il centro città e una nuova costruzione. Palazzo Luce è la soluzione per chi non vuole rinunciare alla comodità del centro città, abitando in una dimora nuova dal design accattivante e moderno che risponde alle più attuali tecniche costruttive. A pochi metri dal tribunale stiamo realizzando appartamenti in classe A con ampie verande abitabili e suggestivo panorama sullo stretto, posti autocoperti, possibilità di personalizzare i pagamenti, mutuo disponibile sino al 90%. In consegna Paradise Park. Stiamo consegnando il primo lotto, inizio zona nord, in un'oasi di tranquillità. Un angolo di paradiso con un meraviglioso panorama sul mare, rifiniture di pregio, ampie verande. Ultime prenotazioni disponibili per il secondo lotto, gli attici del Paradise Park. Residence Miramar. 6 appartamenti con spaziose verande e giardini sul mare a Spadafora. Adesso in consegna. La tua nuova casa sul lungomare di Spadafora. Ultime disponibilità. Divani e tribani con giardino panoramico e comode verande. Prezzi a partire da 89.000 euro chiave in mano. Appartamenti gradevolmente rifiniti con materiali di pregio. Pensa già adesso alla tua prossima estate a Spadafora. Al Residence Miramar. Il nuovo al prezzo di un usato. Possibilità di finanziamento sino al 95%. Rivolgiti ad una delle 5 agenzie Italcase a te più vicine, presenti sul territorio cittadino. Italcase ti serve. Lucio Belluso, leader a Messina nell'arredo bagno e rivestimenti. Dall'esperienza decennale maturata nel settore, Belluso oggi riesce attraverso i propri consulenti a consigliarti professionalmente ed economicamente nella scelta degli articoli più adatti alle tue esigenze. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, Atlas Concord, FAP, Arblu e tanti altri marchi per la clientela più esigente. Prima di fare la vostra scelta, visitate il nostro showroom a Camano, all'uscita autostradale di Messina Centro. Proverete la nostra professionalità ed esperienza. Melluso, rivestimenti arredo bagno in via comunale 83 Camaro, Messina. Rifiutiamoci, poi chiederò, l'avevo già lanciato questo tema, il tema del pagare meno per un servizio reso male, poi lo voglio chiedere a tutti. E, sì, adesso farò parlare la Fene, che anche Lisi per ultimo lo faccio parlare, così sente tutti, un uomo solo al comando parla per ultimo, no? Allora, sentiamo Carmelo Pino, innanzitutto come stanno vivendo i lavoratori questo momento, sicuramente per certi versi drammatico, no? Non sapere come andrà a finire, c'è il futuro delle famiglie in mano a questa situazione, in mano alla politica. Prego. Allora, stanno vivendo malissimo, devo dire, perché... Però continuano a lavorare regolarmente. Continuano a lavorare regolarmente, lo hanno sempre fatto e hanno dimostrato questi lavoratori un senso di responsabilità fuori dal comune. Lo hanno dimostrato... e lo dimostrano tutti i giorni quando vanno a lavorare in condizioni estreme e di assoluto disagio, senza attrezzature. E come dice Heller, che ha visto che non hanno le scope. È proprio così, perché purtroppo la messa in ambiente, per come è combinata dal punto di vista economico, anche quando fa una gara, perché la deve fare pubblica, per procacciarsi il vestiario, le aziende non ci partecipano per fornire... Pino, ma secondo lei negli ultimi due anni la situazione è precipitata? Ecco, proprio probabilmente anche per queste difficoltà. Dal punto di vista delle condizioni lavorative dei lavoratori assolutamente sì. E anche forse delle condizioni di vita degli stessi. Lei i disagi li vive, la città è obiettivamente sporca. Ora, al di là del momento, ora per esempio è sorto un altro problema, quello della discarica, ce ne parlerà tra poco l'ingegnere Lisi, ma al di là di questi momenti, di queste emergenze del momento, la città è sporca, è inutile. Magari c'è un cassonetto pulito, poi svolti l'angolo e trovi una montagna di rifiuti in via Bonner, anche in posti abbastanza centrali.
Sì, perché secondo lei che idea si è fatta? C'è una cattiva organizzazione o è soltanto un discorso di mancanza di mezzi? Allora, noi l'abbiamo denunciata pubblicamente la cattiva organizzazione che c'è a Messina Ambiente. Non ci stanchiamo lei chi boccia? L'ISI, Yalacqua, il sindaco? No, noi non bocciamo né promuoviamo nessuno. L'ho detto prima, i lavoratori vivono questa condizione in assoluto disagio, questo è fuori discussione. Lo fanno in maniera molto dignitosa e con senso di responsabilità, ma ci sarebbe tutte le mattine che si presentano a lavorare di trovare una scusa, perché c'è, giusto per non uscire a fare il proprio dovere. Ciononostante vanno lo stesso. Questo perché? Perché non hanno mascherine, non hanno mezzi, non hanno le tute adatte? No, per tutte le serie di cose che dicevo prima, mancano le attrezzature, mancano i vestiari, manca qualsiasi cosa alla Messina Ambiente. Quindi non si consente ai lavoratori di svolgere per bene e in maniera... Lo stipendio però non manca. Lo stipendio non manca, questo è importante. Lo stipendio, per fortuna, in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi, non è stato un problema dei lavoratori, a parte qualche ritardo che ci può. L'abbiamo risolto. Da giugno dell'anno. Assolutamente. Assolutamente. Abbiamo visto datemi i soldi là, all'inizio, quello che cantava. Il problema dei lavoratori non si ferma solo però all'aspetto delle attrezzature e dei mezzi, che sono, come qualcuno ricordava, obsoleti, perché sotto gli occhi di tutti. Il problema lo vivono anche nella condizione personale loro stessi, perché loro purtroppo sono da 5 anni, come ricordava qualcuno, in una situazione assunti da un'azienda che è in liquidazione. E quando si presentano in qualche posto per avere accesso anche al credito, più a qualsiasi tipo di finanziamento, vengono respinti in maniera pure, come si dice, spinta. Cioè non sono credibili per le finanziarie? No, non hanno diritto, non hanno accesso al credito. No, a nessun tipo di finanziamento. Questo è gravissimo. E questa è una cosa gravissima. Certo. E... lei diceva cattiva organizzazione, cioè in che senso? Ma noi abbiamo denunciato la cattiva organizzazione e dato colpe precise, ma non per generalizzare. In alcuni momenti precisi abbiamo dato colpe, anche responsabilità, all'ingegnere Lisi, che è presente qua e ce ne può dare atto, perché riteniamo che si possa meglio organizzare il servizio. Ma solo ce la può fare? Lei ha sentito quante persone? No, lui l'ha detto prima, lui è coadiuvato da una serie di collaboratori, perché solo non ce la vorrebbe fare mai. Ma si ambienta un unico dirigente. Ma che non è un unico dirigente, che però non svolge. Messina, perché mi pare sia in un ufficio decentrato a Taormina. Guardate che situazione strana. Parliamo di Cuccia. Di Cuccia, no, credo che sia qua. Unica figura dirigenziale. No. Da obbligo di legge deve essere un dirigente. Certo. Ma non è a Messina, non è nella a Messina, sede centrale. Sì, è a Messina nella sede centrale. E fino a quando è stata a Taormina? Fino a marzo dell'anno scorso. No, fino a settembre. Non toccherebbe a lui fare il direttore? Beh, questa è una... devono essere i vertici. Sono i vertici. A dire. Cioè guadagna più di lei, ma non è il direttore tecnico. Non è... Vabbè. Prego, stava dicendo... No, stavo dicendo che vivono... Ma c'è qualche pelandrone tra i netturbini? Dico, non me ne vogliano. C'è qualcun boscato, no? No, imboscato no. C'è qualcuno, come tutte le grandi famiglie, che magari non fa il proprio dovere come dovrebbe fare. Ma questo penso che è fisiologico. Ne licenziò una decina. Poi sono sfido chiunque. Mi ricordo di Dalmazio che ne licenziò una decina, una ventina, poi furono... Salvo poi però doverli... Con tante scuse. Con tante li ha dovuti reintegrare pagandogli pure. Si non lavora, viene rimproverato e poi lavora. È questo che non piace chiaramente a chi difende. Ah, perché lei li rimprovera e loro... Abbiamo le procedure disciplinari. Fino all'altro giorno ci siamo trovati... insieme a discutere su delle contestazioni, ma è normale vita di un'azienda. C'è un'organizzazione. Oddio, nelle aziende private li mandano a casa e non vogliono sentire niente. Dipende dalla... Qua stiamo parlando di cose. Ma cosa gli contestate? Cos'è che viene contestato in maniera più frequente? No, più frequente no, insomma, sono qualche volta può capitare l'errore in alcune manovre nell'uso dei mezzi, qualche ritardo nel presentarsi al lavoro, insomma, cose, noi abbiamo un codice disciplinare, certo, forse non ce l'ha nessun'altra azienda a Messina. Ma qualche ritardo, pubblica. C'è 10 minuti? Vabbè, ma è tutto rilevato, cioè noi abbiamo tutto una relazione presenza con i badge e con le firme, quindi insomma... Non ci sono state situazioni gravi. Non ci sono state situazioni gravi, tant'è che sono cose di routine. Sono cose di routine che non fanno, diciamo, il cattivo lavoratore. Vabbè. Ha completato? Facciamo parlare la fine. Non volevo aggiungere qualche altra cosa?
sui lavoratori. No, sui lavoratori. Su questa società, voi come la pensate? I lavoratori si aspettano che questa società venga, come si dice, abilitata a fare il servizio che deve fare. Si aspetta questo benedetto contratto di servizio che deve essere esitato dal Consiglio. Però ha sentito Heller, no 9 anni, cioè cerchiamo di mettere... Ma queste qua sono cose che sono già previste nel piano ARO che è stato approvato a giugno dell'anno scorso. Però credo che non 4 anni si parli fa. Di 9 anni, questa delibera che è in aula. Piano ARO è previsto come deve essere svolto il servizio, chi deve fare il servizio, quanto costa questo servizio ai cittadini e quanto dura questo servizio e quale società deve fare questo servizio. Guarda, tutto è correggibile quando è sbagliato, certo. Per cui piano ARO dobbiamo fare l'interesse dei cittadini, dei lavoratori e del miglioramento. Ma non compete ai lavoratori decidere se dura 3 anni, se dura 9 anni, non l'abbiamo mica deciso noi. Allora intanto io volevo parlare, prego consigliere. No, era sua. E da quello che hai detto tu prima introducendo la trasmissione, da 35 anni fai questo lavoro, da 35 anni racconti che la città è sporca. Sì. Hai detto anche che in questi ultimi 2 anni è peggiorata, io non lo so se oggettivamente è peggiorata, io la vedo peggiorata, ma perché? Perché da quando sono consigliere comunale tutte le volte che vedo la città sporca e quindi vedo i cassonetti pieni e vedo le erbacce, me ne sento tantissima responsabilità, per cui ovviamente secondo io me, no, secondo non mi me, ricordo se prima dalla fuga di Ciacci, dalla fuga nottetempo di Ciacci, mi pare che le cose siano peggiorate. Dico, tu hai detto così, io ti dico la mia, cioè sì. Io non ricordo prima quanto era sporca, io adesso sentendo fortemente la responsabilità nel ruolo che rivesto, ovviamente certo. Ne soffro di più perché mi sento addosso la sporcizia che vedo, il cassonetto pieno e tutto il resto, quindi cioè, onestamente ti dico anche io la vedo più sporca, ma perché ho questo tipo di sensibilità che rispetto a prima magari ero più distratta, no? Quindi detto questo, credo che non c'è dubbio che qualcosa non abbia funzionato, cioè se noi avessimo avuto un servizio che funzionava in questi 4 anni non saremmo qui a fare questa trasmissione, non ci chiameremmo rifiutiamoci, non saremmo qui a parlarne, no? Quindi le difficoltà non sono nuove, vengono da tanto tempo e l'amministrazione su questo probabilmente deve anche chiedere scusa alla città, ma non perché non si è impegnata a farlo, ma non perché se ne è fregata, ma non perché è stata distratta, non perché è stata lenta, perché ha tentato costantemente di trovare delle soluzioni, ma di fatto, cioè io guardo anche al cittadino, al risultato nei confronti del cittadino, noi al cittadino dobbiamo chiedere scusa oggi, perché ancora nonostante gli sforzi, nonostante l'impegno, nonostante anche le soluzioni, anche riarrangiata, nel senso che non è facile una situazione così complessa con una città in predissesto, con una situazione debitoria di Messina Ambiente stratosferica, trovare la soluzione e dire ok, multiservizi, andiamo avanti su quelle punto e basta, ma non solo, perché una soluzione è collegata a tutte le altre di una città che ha problemi ed emergenze su tanti livelli, quindi se bisogna dire oggi, e io lo dico da consigliere comunale che crede in questa amministrazione, che l'ha sostenuta, chiedere scusa alla città e ai cittadini perché la città è sporca, secondo me va fatto. Questo, ripeto, non significa che non ci sia stato lo sforzo e non significa che le soluzioni prospettate siano necessariamente le migliori del mondo, ma sono quelle che l'amministrazione, con i suoi strumenti, con i suoi mezzi, con la sua ideologia, ha visto migliori per la città. Criticabili, dico per carità, però l'amministrazione comunale in questi anni ha lavorato facendo i conti con i ritardi della regione, il piano ARO che è stato un tempo infinito della regione, quindi comunque con dei tempi che sono dipesi dall'amministrazione, dalla regione, dall'approvazione in consiglio comunale, perché anche banalmente c'è una delibera su cui siamo fermi adesso da 8 sedute, perché cade il numero legale, è una delibera di dicembre, nata questa delibera di dicembre dopo che comunque avevamo approvato la costituzione della società, perché l'amministrazione in questo percorso ha visto che la soluzione che pensava migliore era fare una nuova società, quindi avere una società libera da scusate, dai debiti che poteva avere la bad company, quindi che diventava Messina Ambiente che era in liquidazione, e quindi la nuova società riparte con quel personale, salva i posti di lavoro, salva appunto i lavoratori e va in questa direzione. Nel frattempo è subentrato, lo sapevamo che c'erano i debiti, non è una novità, però la cartella settoriale insomma che arriva ti pone in una situazione per cui si è scelto di andare a proporre piuttosto che far fallire la società un concordato, e quindi queste due strade adesso si intersecano. Se il consiglio comunale
ha come dire, accolto, nonostante le difficoltà, le fatiche di qualcuno, le critiche di qualcun altro che voleva la privatizzazione o che voleva un'altra soluzione, a un certo punto il Consiglio Comunale ha approvato questa soluzione, perché ha approvato il piano Aro, un consiglio comunale, quindi è, diciamo, in qualche maniera ha affiancato l'amministrazione in questo percorso, che era una delle soluzioni che per l'amministrazione era la migliore. Lo dico e lo ripeto, io non posso dire e non penso che l'amministrazione abbia la pretesa di dire questo è il migliore, la cosa migliore del mondo e noi con questo faremo perché miracoli. All'ATM sono riusciti a raddrizzare la situazione? Proprio allora, oggi c'è stata oggi nelle ultime ore il fuotidei. Cioè io credo e spero anche in questo passaggio che noi faremo, che è molto delicato, perché a questo punto questo passaggio si interseca con una procedura, con un concordato che deve essere presentato, che eventualmente deve essere accolto dal giudice e poi approvato dai creditori. Quindi è una situazione molto delicata e quindi a questo punto la Messina Beni Servizi e Messina Ambiente non possono camminare separate. Quindi ecco perché anche la difficoltà sicuramente in questi giorni di questa situazione che è oggettivamente delicata, perché credo che nessuno di noi voglia che 500 lavoratori pari di famiglia che lavorino benissimo o che non lavorino benissimo, che qualcuno sia fantastico, se ne vadano a casa, perché è una grande responsabilità lasciare, cioè non consentire a 500 persone di poter continuare a lavorare. Poi, e qua apro una piccola parentesi sui lavoratori, molti dimostrano anche in questi giorni, anche nel modo in cui sono stati in consiglio comunale, un grande senso anche di, io dico, anche di dignità in silenzio. Ah, non ci sono stati grandi spazientirsi, può essere normale, né di violenza verbale, quindi sicuramente non faccio fatica a credere a questo forte senso di responsabilità nell'andare a lavorare con strumenti così, certo. Ma sicuramente, perché segnalazioni ne arrivano anche spesso, abbiamo una mentalità, ma questa generalizzata, che non è che molti vivono il lavoro con quella dignità che secondo me il lavoro ha bisogno, perché spesso si pensa al discorso di garantirsi uno stipendio o di ma segnalazioni dove l'operatore anche non lavora. Secondo lei bene, ci vorrebbe un FOTI a Messina Ambiente? E quindi per la due gestione anni. Non è che altre partecipate erano messe meglio. Come severità. ATM non era messa bene. No, malissimo. Ok, quindi secondo me una dirigenza forte o comunque nell'organizzazione del lavoro aiuta e può aiutare tutti i lavoratori. Io credo che ci voglia un cambio di rotta che non è facile, quindi non do responsabilità necessariamente a chi in questo momento, però io credo che ci siano delle responsabilità condivise nel non essere riusciti fino a questo momento a cambiare completamente rotta. E anche la Messina Beni Servizi cambierà completamente rotta se ci saranno le persone ai vertici giuste, ci sarà fatto un bando, quindi se ci arriva una botta di fortuna, chiamiamola in italiano, diciamolo così elegantemente, alla FODI, perché FODI l'abbiamo scelto. Abbiamo trovato con quella visione anche che ha avuto l'assessore Cacciola di farci comunque aiutare da una società di Torino, quindi prima nacque l'affiancamento GTT ATM e poi subito dopo... Potremmo chiederlo a De Luca, però no? È stato un come colpo ha fatto di a Salerno che ha preso. Ci presta qualcuno De Luca? Grazie consigliera Fenech, adesso la faccio parlare di nuovo. Io volevo, secondo me devo congedare, gliel'avevo promesso, la consigliera Raffaella Lombardo, consigliera di Cambiamo Messina del Basso del quarto quartiere. Volevo chiedere sia a lei che a Orazio Polimeni, sono quarto e quinto quartiere. Che cosa vedete? Vedete peggiorata la situazione nei quartieri da due anni a questa parte? Insomma, mi parlano per esempio di una squadra di 10 persone che era messa una volta a disposizione dei quartieri, facevano scerbatura e spazzamento, mi pare che in tutto fossero 20 e 10 però venivano prestate ai quartieri e i quartieri decidevano dove farli lavorare, proprio il presidente di quartiere. Nella preistoria, non so se, quanti anni non lo fa? So. Vabbè, però se è una cosa buona, preistoria, certo. Andavano meglio le cose, è vero che c'era questa squadra di 10 persone? Vi risulta? Sì, è stata una sperimentazione durata pochissimo, non so se è durata all'arco di pochi mesi, che non è qualche anno, ma sì. No, non credo qualche anno, nel senso non c'era questo rapporto con Messina Ambiente che ci permetteva di decidere noi dove intervenivano per qualche anno. Funzionava? Su questo sono sicura perché... al massimo è durato proprio l'arco di 6 mesi. Perché... Non in questi ultimi anni comunque. Non in questi ultimi anni stiamo parlando. Non in questi ultimi anni. Qualcosa che è durato poco. Poteva funzionare perché comunque spesso appunto... Può essere nel 2005 sia stata soppressa questa squadra? No, questa famosa squadra è stata soppressa 2000. Ah, 2005. Facevo quindi 2015 diciamo 2015. Vabbè, diciamo c'è stata un'altra sperimentazione che poi ma funzionava? È venuta a mancare,
No, non ha funzionato, non ha funzionato tanto bene questa sperimentazione, sì. Però è certamente perché non c'era il numero sufficiente per fare questa rotazione in tutti i quartieri, perché è enorme il territorio della città, quindi non poteva funzionare organizzata in quella maniera, è sempre un problema di organizzazione. C'era un'altra cosa positiva che nel dopo Ciacci poi non c'era stata più nel rapporto con i quartieri, che invece poteva essere una cosa positiva, e non ci rendiamo conto del perché non ci sia più, nonostante in varie delibere noi l'abbiamo chiesto, dell'invio degli ordini di servizio, cioè ci venivano inviati gli ordini di servizio in maniera cadenzata, e questo ci permetteva di capire dove erano gli operatori. Certo, non è un compito nostro di controllare il servizio, ma se i lavoratori non sono controllati da nessun altro, almeno che i consiglieri potevano avere il polso della... Certo, perché capivate quali fossero le emergenze, perché non ci vengano più inviati questi ordini. Ora glielo facciamo è una cosa dire. Che vorrei sentire. Quindi, il suo quartiere ha detto che è pulito. Allora, il mio quartiere è più pulito rispetto agli altri, perché conosco le condizioni del della sesta circoscrizione, quindi della terza circoscrizione, però ci sono zone che vengono segnalate, per esempio la via Pietro Castelli o piuttosto che Monte Piselli, che non si capisce come mai il problema è da tanti anni e si ripresenta con cassonetti pieni di rifiuti. Perché non si riesce a organizzare un servizio di passaggio di queste squadre, che poi sono divise, chi svuota i cassonetti, chi svuota attorno ai cassonetti. Ma poi non si capisce quale sia la ratio, perché un cassonetto vuoto e un cassonetto pieno, si sorteggiano. No, ma non si capisce perché non ci deve essere un'organizzazione tale che permette il passaggio contestuale delle squadre, una che svuota i cassonetti e una che svuota attorno ai cassonetti. Perché è così difficile organizzare questo servizio? Questo chiedo all'ISI. Ora glielo facciamo rispondere. Sentiamo pure Orazio Polimeni. Allora, quinto quartiere. Cittadino attivo, non sono consigliere. Sì. Non cittadinanza attiva, no, cittadino attivo. Potrebbe iscriversi però cittadinanza attiva. Assolutamente, ma l'ex assessore non mi ha mai fatto la proposta, quindi... Adesso da poco è lui cittadinanza attiva, quindi potrebbe... Adesso c'ha i moduli di iscrizione? Lo facciamo iscrivere, prego. Sono d'accordo, ecco, sì. Perfetto. Sono d'accordo con la consigliera Raffaella, perché anche il quinto quartiere non è eccessivamente sporco. Anche perché vedo che i lavoratori si impegnano con tutti i problemi che possono avere, anche perché ricordiamoci che non hanno, come diceva Pino, i mezzi, la scopa rotta, un pochettino il carrellino. Di scerbatura però non ne parliamo, sono messi piuttosto... No, di scerbatura... Parlo in città in generale, però, della città in generale. Ecco, però... No, lì l'hanno fatta, devo dire che da noi, non so se è Lato o Messina Ambiente. Sono Messina Ambiente, ma questi interventi Lato... che non le toccano fare. Allora, le villette le fa Lato. Non lo so, le cicale non è cosa dato sapere, ecco, non ho capito proprio perché questa differenza villette Ato e Messina Ambiente, il ciglio delle strade, eccetera, eccetera. Allora, da noi l'hanno fatta la scerbatura, è stata Messina Ambiente. Grazie sì. A Messina Ambiente. Grazie sì, sì. Messina Ambiente. Prego. Prego. Comunque, come diceva la didascalia del video di apertura della trasmissione, siamo in apnea, non bisogna negarlo. Ci sono dei momenti anche al quinto quartiere che i cassonetti traboccano, e ci sono momenti che sono lustrati. È giusto secondo lei pagare di meno quando un servizio viene reso uno schifo? Allora, perché di questo si tratta. In teoria dovrebbe essere così, però in pratica sono tasse che bisogna pagarle. Però poi l'agenzia delle entrate... Se lei va al ristorante, ordina un primo, sì. Un secondo ovviamente, e un dolce. Se mi portano... Il primo e il secondo non glielo portano, le portano solo il dolce. Lei va anche il primo, paga anche il primo e il secondo. Dico di non Pizzino, pagarlo. È giusto pagare il primo e il secondo se non glielo portano? Assolutamente. Così diventa istigazione a non pagare le tasse. No, ecco. A non pagare il giusto. Ecco. A non pagare, se un regolamento dice di pagare il giusto. È giusto? Devo dire, in questa città è da anni che va molto male. Abbiamo subito le amministrazioni di centrodestra, sono arrivate quelle a Corintiane meno politicamente, però il problema è rimasto sempre lo stesso. Il cittadino si chiede: Messina è sempre sporca, pago comunque le stesse cifre. Il cittadino più colto poi si chiede come mai non si è pensato nei vari anni con le varie amministrazioni di avere un progetto a lunga distanza, quello che riprende i termovalorizzatori,
la differenziata fatta nei condomini, per esempio, dove ora, essendo diciamo necessario avere l'amministratore dichiarato, avere il libretto eccetera eccetera, dovrebbe essere più facile, perché andrebbero obbligati i condomini a fare la differenziata all'interno, come c'è a Milano e in città diverse da Messina. Grazie, grazie Pizzino. Noi andiamo ad un attimo di pubblicità e poi sentiamo un uomo solo al comando, l'ingegnere lì, si dico, non si offenda, ma è così. Spazi di libertà. Vuoi trasformare il tuo pavimento o la tua parete in una vera opera d'arte? Con le resine Gobbetto è possibile. L'azienda Giuliano, concessionario Gobbetto, applica su qualsiasi superficie le più svariate tipologie di resina. Resistente all'usura, igienica, atossica, facile da pulire trasformando il tuo pavimento e il tuo rivestimento in un'opera d'arte senza giunti e fughe. Le resine Gobbetto sono una soluzione indicata per locali residenziali, industriali, showroom, ristoranti, con diverse tipologie di lavorazione. Effetto spatolato, effetto vetrificato, decorativo ed artistico. Per qualsiasi informazione su materiale e posa, non esitare a contattarci. Giuliano, Via l'Italia 133, Messina. Giuliano, soluzioni esclusive. Benvenuti, oggi parleremo di prestito su pegno, il finanziamento erogato da Fincentrale a tutte le persone indistintamente dall'attività che svolgono, dipendenti, casalinghe, pensionati, giovani, basta essere maggiorenni, da 18 a 100 anni il prestito su pegno si può erogare in soli 15 minuti perché la garanzia che prestate è reale. Voi date in garanzia, in custodia a Fincentrale, oro, argento, orologi importanti, gioielli che noi custodiamo nei cavò delle banche con noi convenzionate, a garanzia di questo finanziamento che, ripeto, si eroga solo in un quarto d'ora. I gioielli vostri restano di vostra proprietà, non li perdete, sono sempre i vostri, li riscatterete quando restituirete il finanziamento, comprensivo ovviamente degli interessi e degli oneri accessori. Prestito su pegno non è un finanziamento salvagente, è un moderno finanziamento erogato solo in 15 minuti, disponibile per tutti coloro che possono dare in garanzia dei gioielli, dell'oro. Quei gioielli e quell'oro che molte volte noi abbiamo conservato in dei cassetti, in dei comodini, nei comò, e che non utilizziamo giornalmente, utilizziamo ogni tanto, oppure addirittura c'è dell'oro che non utilizziamo mai perché sono quei vecchi fermacravatte, quei vecchi bracciali che ormai magari non sono più di moda. Quelli sono invece una risorsa molto importante, perché in momenti di urgente necessità, in momenti di bisogno di liquidità, basta prenderli, portarli a Fincentrale, dove c'è un perito sempre presente, pronto a valutarvi questi oggetti e a erogare subito il finanziamento del prestito su pegno. Fincentrale in via Garibaldi è autorizzata da Banca d'Italia a erogare prestito su pegno, ci trovate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e, attenzione, anche il pomeriggio, dalle 15 alle 18.30. Lo dico perché siamo l'unico Monte dei Pegni aperto il pomeriggio in città. Venite con fiducia anche solo per informazioni. Venite a chiedere un preventivo, siamo sempre aperti e sempre disponibili. Il prestito su pegno di Fincentrale è un'ottima opportunità per tutti di avere velocemente un finanziamento. Per tutti coloro che magari non hanno le carte in regola per avere o per aspettare i tempi di un credito ordinario. Per i commercianti, se volete dare maggiore liquidità alla vostra azienda, venite a contrarre un prestito su pegno. Anche per le casalinghe, non bisogna dimostrare di avere reddito. Tutti possono avere il prestito su pegno. Basta dare in garanzia oro, argento, dei gioielli o degli orologi importanti. Grazie per l'attenzione, arrivederci.
Rifiutiamoci è il titolo della puntata di questa sera, dove parliamo naturalmente della situazione dei rifiuti, dell'emergenza, viene da ridere, sempre l'emergenza. E allora, sentiamo l'ingegnere Lisi, mi pare che ci sia anche una domanda della consigliera Raffaella Lombardo, no? In sintesi chiedeva, ma com'è possibile che in certe zone ci sia sempre questo accumulo di rifiuti, in altre no, come si decide quale cassonetto svuotare? Ecco, risponda subito a lei e poi facciamo un quadro della situazione. Prego, ingegnere Lisi. Io mi rifiuto di usare sempre lo stesso capo espiatorio, perché non ci sarà né Messina Ambiente, né Messina Servizi, neanche venisse Gesù con i 12 apostoli per fare bene un servizio, perché il problema del fare bene un servizio è il contesto, come diceva il dottor Heller, il contesto dove ci troviamo. Noi gli impianti sono tutti fuori, abbiamo una discarica a 125 km, quindi fino a quando c'è questo... E questa cosa comanda su tutto. E poi chiaramente un cambiamento di stile di vita, cioè se io voglio il porta a porta devo imparare che il rifiuto lo devo mettere davanti a casa all'orario e nelle modalità in cui mi viene detto. A Villafranca, scusate, lo fanno bene, ma l'indifferenziato lo paga il Comune di Messina, perché gli abitanti di Villafranca, o molti abitanti, andavano a conferire nei cassonetti tra Pontegallo e Santo Sabba. Cioè, diciamo, non c'è niente da fare. E facevamo d'estate anche fino a 30 tonnellate al giorno di rifiuti. Quindi abbiamo fatto uno sforzo. Sì, ora sono gli abitanti di Villafranca. No, ma questo è uno. Attenzione. No, stiamo cercando un colpo. Stiamo dicendo, se vogliamo capire come devono funzionare le cose funzionano, non basta organizzare una società, l'organizzazione della società non basta, perché noi accettiamo che in via Veneziana ancora c'è chi mette il sacchetto sotto gli alberi. Stiamo parlando del centro storico, dove facciamo passare i turisti, perché il cassonetto da lì è stato tolto, perché lì non ci può andare il cassonetto. Perché una collaborazione, come è normale che sia. Ognuno fa il suo lavoro. Però è assurdo questo. E le zone... Hanno preso pure botte ultimamente. Hanno preso anche botte. Non si può... Occorre... I controlli sono un problema. Dei protocolli. Però non è giusto... Ecco, anche lì, non è giusto dare la colpa ai vigili urbani. Attenzione. I vigili urbani fanno il loro lavoro. Dico che se c'è una collaborazione tra l'azienda e i vigili urbani, segnali il rifiuto, fai come fai, cioè fai apposta di via Giacomo Veneziani. Ma se sulla statale 113 lì bisognava fare il presidio con le forze armate per 24 ore per fermare questo continuo flusso di persone. Quindi comunque è un problema risolto, perché abbiamo fatto uno sforzo organizzativo, perché purtroppo in questi anni abbiamo fatto grandi cambiamenti interni che purtroppo non vedono i risultati. Ma noi siamo passati a fare il porta a porta da 0 a 30.000 persone, cioè con lo stesso personale che avevamo. Abbiamo cambiato la posizione di alcuni cassonetti, abbiamo avuto l'attacco. Non sono 200 René Turbini che fanno poi la differenziata, no? Hanno dato sbagliato? No. Quelli spostati sulla differenziata non sono 200. Ma la differenziata quanti sono? La differenziata comprende tantissimi servizi, comprende mercati, isole ecologiche. Dico in generale, isole ecologiche, sono 200. Su 500. Sono 160 compresi quelli in isole ecologiche, mercati, la raccolta del cassone. Non siamo lontani, più o meno sono 200. Sì, diciamo... Quelli che sono sotto, aspetti, oppure il nome, Padre Pio, come si chiama? Mi saltava questo fatto di Padre Pio, perché mi è venuto Padre Pio? Magazzù, no? Perché è una persona... Magazzù lo chiamano Padre Pio? È un soprannome, ecco, è una persona ecco. Ma che guarda un po', sapevo modi, anche questo. È sempre il consolatore. Non si offenderà allora se no, sa di essere... è un soprannome positivo. Perché dice che risolve tutto. Poi alla fine chiaramente i problemi sono... Noi abbiamo cambiato anche le zone di raccolta, per zone si intende i percorsi di svuotamento dei cassonetti, quindi alcuni cassonetti da zone in cui non erano raggiungibili o ci... Ma è vero che nei turbini vogliono stare sempre sotto lo stesso caporeparto? C'è un'organizzazione che chiamano di tipo clan? No, assolutamente no. Perché clan se ne parla in antropologia del clan. Assolutamente no. Non sempre sotto, sono quattro, no? I capi la struttura Messina Ambiente ha quattro capi servizio. Perfetto. Questo uno sulla differenziata, uno sullo spazzamento e due sulla l'altro è Gesù. Non li dico questo bando. No, non li dici. Ci sono queste sì.
I soprannoi, vabbè, ma sono, insomma, hanno storie antiche. A Messina. Quando si vede il cassonetto vuoto e quello pieno accanto, ecco, può capitare che quella zona, come diciamo, viene gestita. Nel senso, sì, siccome il sistema è raccolta, trasbordo e trasporto in discarica, e questa cosa incide moltissimo. Oggi, per esempio, noi siamo in totale emergenza, cioè se non abbiamo ancora a quest'ora notizie dell'ordinanza, e domani continuiamo a avere spazzatura per strada. Quindi salta la raccolta. È un problema di discariche, questo. È un problema di discariche, quindi questo. Quindi in quel caso, se io ho una difficoltà a portare tutto, gestisco la zona, di 160 cassonetti ne faccio 120. E come scegliere? E ritorno come poi. Scegliete quale fare? Appunto, dicevo prima, ma che fate? Li sorteggiate o quello che capita prima, quello che viene prima? Fino a quando non si viene. No, noi arriviamo a fare. Domandare lecito. Carmelo Pino parlava prima di condizioni. Noi lavoriamo in condizioni estreme. Noi arriviamo, quando non ci sono mezzi per svuotare i cassonetti, a tagliare a testa i cassonetti. Cioè andiamo con le vasche, il personale a mano raccoglie dai cassonetti la spazzatura. Questo gli toglie almeno il bordo. Quindi, senta, è vero che lei ha autorizzato gli straordinari? Una volta non si raccoglieva più questo me lo può dire anche il sindacalista, il sabato, e lei qualche giorno fa ha autorizzato di nuovo a lavorare. C'è stata una richiesta da parte dell'assessorato, ma c'era una condizione: noi non riusciamo ad uscire dall'emergenza. Quindi queste emergenze ci costano in straordinari. Non abbiamo fatto straordinari, non abbiamo fatto nei turni. Noi abbiamo lavorato, abbiamo raddoppiato le squadre di discariche abusive. Nei non avete utilizzato straordinari? Noi non facciamo straordinari da mesi nella raccolta, perché abbiamo riorganizziamo i turni e riusciamo a sopperire. Però è chiaro, premi questo. Obiettivo a Messina Ambiente ce ne sono? Cioè premi per il raggiungimento? Non ce n'è più. Non ce ne sono più? Da Ciacci in poi? Da Ciacci in poi. Il primo obiettivo è stato dato a me. È inutile, ci giriamo attorno. No. Quando sono direttore tecnico, si è dato degli obiettivi. Si è detto, guarda, tu ti prendi lo stipendio di impiegato, ti diamo questa piccola differenza, che comunque è una piccola differenza, se raggiunge questi obiettivi. E lei li ha raggiunti? Una parte sì, una parte no. Ora è impossibile raggiungerli? No, ora... Gli obiettivi abbiamo giunti tanti, purtroppo i risultati non si riescono. Uno spazzamento, ecco, diciamo la squadra famosa, la squadra Comandè, che faceva questi interventi alla fine su chiamata, sfuggiva anche al nostro controllo. Cioè, noi dobbiamo interloquire con i quartieri, perché loro hanno... Quindi giusto ripristinare questo servizio. Ma andava benissimo, ma in realtà c'è questo... Prima incontravamo i presidenti quartieri in sede e ci si confrontava. Adesso questa cosa si fa singolarmente tramite uno dei capi servizio. E perché si sta dietro e si approfitta della festa rionale, della sagra, per fare quella pulizia in più? Perché non gli mandate più gli ordini di servizio? Questo no, gli ordini di servizio non aveva nessun senso, perché in quel modo l'esterno entrava nei fatti gestionali, perché io l'ordine di servizio, lo spazzino Alessandro Di Naglia è in questa strada, non c'è questa tutela, perché l'ha abbinato subito non devo dare conto che non è un'offesa, un nome a caso, e dico devo dare conto io al consigliere di quartiere del perché lui quel giorno politica. non era funzionale. Non ve li danno più questi ordini di servizio? No, questa è una scelta mia. C'era già Ciacci quando non si è fatto più questa cosa, perché si entrava anziché discutere del servizio, perché Ciacci è scappato via da Messina Ambiente, secondo lei? No, evidentemente non c'erano più, non si condividevano gli obiettivi, evidentemente. È questo. A me hanno detto perché è una questione di soldi, anche di compensi, 70-35, no, non c'entra niente. No. Lui come l'attuale liquidatore stava in quella sedia per quattro soldi, vengono pagati quanto uno spazzino, perché insomma... I liquidatori? Sì. Vengono pagati quanto uno spazzino? Praticamente, insomma. No, questo non lo so. Lui non lo sa. Lui è sindacalista dei Netturbini, non del... di Ciacci. In ogni caso, le difficoltà sullo spazzamento, voglio dire questa cosa, attenzione, questa è una città da 52 chilometri, 45 villaggi, un centro abbastanza grosso e 800 chilometri di strade, non si può fare uno spazzamento decente senza spazzatrici e con 100 persone, cioè è assolutamente impensabile. Allora, dobbiamo essere pratici, insomma, per dire quale servizio non viene fatto. Però mi dica una cosa. E io non lo pago, capiamo qual è il servizio che noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo fare lo svuotamento da cassonetto. E a supporto dello svuotamento del cassonetto ci sono due squadrette, solo due squadre di due persone ciascuno, per raccogliere fuori dal cassonetto. È pieno, non ci sta più il sacchetto, la gente lo mette. No, fuori. È sbagliato, è un reato. Devi trovare un cassonetto vuoto dove buttare il cassonetto, la spazzatura. E se non ce n'è?
per esempio in via Palermo, a Giostra, che sono non pieni, c'è la montagna attorno, se lo mangia. È sempre una scusa. E paga tutto. È sempre una, no, non si deve mangiarlo, però non, è diventa una scusa. Perché noi abbiamo mille... che in alcune zone non è una scusa. In alcune zone c'è difficoltà sul numero di cassonetti e infatti quelle sono zone servite dal carico laterale, quindi meccanizzato col supporto, ma ormai il supporto a mano si è distribuito sulle 1450 postazioni che ci sono sul territorio. È impossibile, cioè è impossibile. Che non ci sono mezzi sufficienti. Ma non c'è, ma non c'è neanche le persone. L'inciviltà delle persone? No, ma non è un problema di inciviltà. Cioè, se noi non costruiamo l'abitudine... di differenziare, di cambiare le abitudini. Cioè, oggi noi siamo, credo parliamo di un 15% di cittadini che vanno nelle isole ecologiche. Sono 33.000 utenti, quindi su 100.000 diciamo il 25% si sta agli altri. Che non poi fanno tanto ecologico non è far arrivare 30.000 persone in auto alle isole ecologiche. Voi che siete ambientalisti, perché queste auto producono inquinamento. Vabbè, però è l'unico modo per abbassare il costo, perché se tu non certo. differenzi non, certo. Non diminuisci il tonnellaggio, su questo non c'è e quindi il conferimento non diminuisce, non c'è altro modo. Su questo non c'è dubbio. Noi abbiamo un'interruzione, uno spazio di libertà, poi all'ingegnere lì si ho altre domande da fare. Spazio di libertà. Grazie. Allora, rifiutiamoci, è il titolo della puntata di questa sera, stiamo parlando di rifiuti. Io vorrei capire perché all'azienda trasporti, apparentemente, poi Dinaglia ha tutta la sua opinione, perché ma non solo apparentemente, noi abbiamo dato il premio Malalingua all'ATM quest'anno. E l'avete, bruciato. Un attimo solo, no, sei mezzi ci sono, se prima c'erano 35 mezzi e adesso ce n'è il triplo... Se il tram funziona in una certa maniera, se l'incasso dell'ATM è aumentato notevolmente, se il numero dei portoghesi è diminuito sensibilmente, qualcosa significherà. Se oggi hanno presentato un'app dove è possibile capire a che ora passa, quanto tempo c'è da aspettare, qualcosa significherà. Però stiamo perdendo... Certo. Mi fate sentire, sì, adesso lo commentiamo. Mi fate sentire il direttore di questa apparente, secondo Tinaglia, rivoluzione Foti, che sta andando via dopo 3 anni, sta tornando a Torino. Fatemelo sentire, vediamo cosa ha detto oggi alla nostra giornalista. Prego. Finalmente una bella notizia. Motivi familiari, torno a casa, la mia famiglia era... mia figlia in America, mia moglie a Torino e io qua, era una di quelle situazioni che per un po' di tempo lo si può fare, sono passati 3 anni, è stato per tutti comunque un impegno, un sacrificio, però nella vita assolutamente niente definitivo, ma soprattutto da parte mia c'è un interesse a poter essere, diciamo, in qualche modo partecipe di una conclusione di tutta una serie di progetti che abbiamo avviato e che mi piacerebbe vederli conclusi positivamente. Di cose ne abbiamo fatte tante, ma abbiamo messo in cantiere altri sviluppi di cui vedrete qualche cosa fra poco e questi sviluppi mi piacerebbe vederli completati bene. Parlato di progetti, quali sono le cose di cui si sente orgoglioso particolarmente riguardo questa azienda e cosa invece avrebbe voluto fare e non ha potuto? Sono sicuramente contento sull'aspetto umano e del personale, cioè l'azienda ha il personale tutto e noi tutti siamo orgogliosi di poter dire che lavoriamo in ATM a Messina e questo è, secondo me, il primo risultato importante. Però questo vuol dire che l'azienda è ritornata ad essere un'azienda seria, no? che ha, diciamo, dei bilanci che sono in ordine, che ha una situazione generale di rispetto delle regole e di offerta del servizio ai cittadini. Cioè, la prima cosa importante del servizio, dell'obiettivo che noi avevamo è di ripristinare un servizio che fosse degno, no, di una qualità che una città si attendeva e questa cosa qui noi crediamo di averlo risviluppato, ma siamo orgogliosi tutti quanti, il personale e le maestranze, proprio di aver raggiunto questo risultato. E questo era Foti. Perché lei ce l'ha con Foti? L'unica Messina che ce l'ha con Foti? No. Lei boccia l'ATM perché?
diversi sindacati, ma così come un numero di associazioni importanti che un anno e mezzo fa hanno chiesto di un consiglio comunale aperto per confrontarsi con l'ATM, per dire una cosa banale: il prodotto di un'azienda di trasporti è il numero di chilometri che vengono fatti, nient'altro. E quindi, perché tu lì misuri il servizio. Oggi ATM fa il chilometro che faceva nel 2012 quando c'era Claudio Conte e Buzzanca. Quelli sono i numeri. Quando si parla di crescita, si parla di una crescita legata a un... Fammi parlare. No, non è così. 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 Dico, tu puoi dire, tu parli a sentimento, stai in centro e vedi più mezzi, e certamente in centro ci sono. Tu devi tu parli a sentimento, io ti parlo dei dati del bilancio di ATM, non ti sto parlando, i numeri che dice Foti. Io prendo i numeri di Foti, ti sto dicendo i chilometri che dice Foti, non ti sto dicendo una mia interpretazione. Tu parli, Saro, la percezione che tu hai è quella rispetto a quella. Chiedilo a uno di Montegallo, chiedilo a uno di Montespiano. Però quest'estate a Paradiso ogni 5 minuti io potevo passare un autobus. Certo, assolutamente. E li vedrete nuovamente quest'estate. A nord sì, a sud no. Ma il problema... Anche nei villaggi. Allora, vi cerco di spiegare in modo un po' più semplice. Sì, però ho capito il suo concetto. Sì. Banale. Cosa si prevedeva con l'ATM? Anche di utilizzare ATM per migliorare il bilancio del comune e rientrare il piano riequilibrio. Cosa si pensava? Di aumentare col numero dei bus presi, con l'investimento giustamente fatto, si pensava di fare più chilometri, perché maggior numero di chilometri ti porta un maggiore rimborso chilometrico alla regione. Quei soldi, siccome l'azienda costa sempre più o meno uguale, diminuiva il costo dell'azienda, quindi il costo del contratto di servizio che il comune eroga. Ok? Quindi costava meno. Quella previsione negli ultimi 2 anni è stata sbagliata clamorosamente, cioè Foti aveva previsto un numero di chilometri che non ha fatto, quindi di fatto quella previsione è sbagliata, siamo arrivati ai numeri del 2012. Questo è un fatto scientifico che va verificato. Quando lui andrà via vi accorgerete che il debito di ATM non è diminuito, anzi è cresciuto. E i chilometri sono identici a quelli del 2012. Poi che si sia molto bravi, o se io vedo un autobus nuovo, chiaramente dopo che vedo quegli scassoni resto a bocca aperta, o che si sia privilegiato in modo intelligente e scientifico alcune parti del centro, quello è un altro discorso. Ma se io facevo 3.200.000 chilometri nel 2012, oggi faccio uguale, quei chilometri faccio. E quell'imborso chilometrico ciò e tanto costa l'azienda, solo che stavolta ci ho messo più gli investimenti che mi costeranno un costo maggiore. Grazie architetto Di Naglio, io vi invito tutti ad essere più brevi perché siamo quasi all'ultimo giro. Assessore Heller, sull'ATM poi vorrei che tornasse sui rifiuti, è d'accordo con Tinaglia sull'ATM? Ci sono, a me piace essere obiettivo, sì, davvero senza nulla togliere alle opinioni altrui. Io cerco sempre di vedere il buono e quello che è meno buono. Mi sembra che sia stato fatto un lavoro obiettivamente dall'assessore Cacciola, anche perché lui è un ingegnere, una persona precisa, rispetto a quello che c'era. Mi sembra sicuramente è ritornare a un punto di partenza che si era perso. Però è anche vero che gli automezzi sono arrivati grazie alla regione, a Messina Ambiente non gli è arrivato nulla, gli sono arrivati solo gli automezzi della raccolta differenziata, anche quella legata però a un è come se fossero arrivate all'ATM solo dei minibussine, navette, cose piccole, okay, che sono complicate. Poi è un servizio, diciamo è un monoservizio. Cioè l'ambiente dipende, la Messina Ambiente, dallo sbocco dello smaltimento che subisce degli alti e dei bassi non controllabili da loro, mentre invece il movimento passeggeri e la domanda si può fare sulla base di una serie di calcoli. Però è vero, c'è il rimborso, loro gravano completamente sul cittadino perché nel piano di riequilibrio è stato messo un importo che viene pagato dai cittadini, cioè prima ai cittadini veniva chiesto meno, n milioni, ora gli viene chiesto di più e quindi pagano praticamente il piano di riequilibrio e non si vedeva. Assessore Heller, come... Assessore, mi chiedo scusa, ex assessore, come si esce da questa situazione? Lei già degli elementi ce l'ha dato nell'intervento precedente. Lei, se fosse nel sindaco a Corinti, in questo momento cosa farebbe? Ci sono anche qui dei chiari scuri. Prima di tutto bisogna vedere alcune cose positive, il grande sforzo che viene fatto dai lavoratori e dalle maestranze.
Io sono stato anche lì per pagare, perché l'anno scorso quando arrivai non c'erano soldi in cassa, non si pagava nulla, e ho trovato un senso di responsabilità da parte di questi dipendenti. Diciamo che sia magari il 70-80%, ma non è che per il 20-25% quegli altri non siano buoni. Quindi va fatto un complimento, perché lavorano in condizioni bestiali. Prendere rifiuti vecchi di giorni e giorni è veramente una schifezza, è anche pericoloso, rischia uno di bucarsi, eccetera. Quindi veramente io mi inchino, perché ho fatto questo mestiere di spazzino. Come si esce? Si esce, secondo me, allora, la responsabilità principale è sempre del sindaco. Bisogna fare un passo indietro rispetto a quella delibera. Secondo me, prima di tutto, concordo con Lusi, ci vuole dire alla città che abbiamo fatto degli errori, abbiamo sottovalutato sulla base di quello che si era detto. Ma gli errori sono stati fatti anche in questi mesi, non solo alla luce di ciò che ho proposto, ma io vi faccio l'esempio su cui ci siamo interrotti. Abbia pazienza, Emilio, viene meno male passata la delibera per la costituzione della società, che pur con tutte queste manchevolezze comunque è un passo avanti. Dopo c'era la delibera sul contratto di servizio. Abbia pazienza, ma le sembra normale che nell'intermezzo, senza sapere quale sarà il contratto di servizio definitivo, quindi violando l'organo deliberante sovrano, si sia stabilito subito quali sono gli organi amministrativi, stabilendo anche quali sono le persone? Questo è un segno di arroganza e di non politica, di inciviltà politica, perché se ero io a dover guidare questa cosa, avrei detto al Consiglio Comunale: bene, ora che abbiamo passato la delibera, discutiamo del contratto di servizio, poi si stabilisce qual è la governance, qual è il profilo migliore, non sto parlando delle persone, tutte brave persone anche a livello di società, qual è il profilo migliore, si fa il bando, vediamo quanti partecipano. Invece hanno partecipato pochi, perché evidentemente c'era una linea di indirizzo ideologica, sappiamo già, che anche questa è ridicola, ma non perché i rifiuti zero non sono un bell'obiettivo, ma scusate un attimo, in una città per arrivare a quelle cose belle di Sudi o a Sesto Fiorentino, dove abito a Firenze, il 70%, ci vogliono anni e anni di lavoro per cambiare le abitudini, i comportamenti, educare. Invece si lancia una cosa che è fumo negli occhi, è controproducente. Quindi lei dice sbagliato ignorare il consiglio in questa maniera. Assolutamente. Senta, sì. Me la dice una cosa e poi andiamo in pubblicità. Se a Corinti, rispetto al G7, quella cosa sulla sedia, come l'ha vista? Ma io, io l'ho giudicato in una determinata maniera. Vabbè. Siamo tutti contro la guerra, nacque quando c'era il, sì, Vietnam, eccetera. Quindi assolutamente, però abbiate pazienza. Ma cosa fanno i diplomatici, le persone, le istituzioni? Magari preparava un documento, lo portava in consiglio comunale, quindi invece dell'anarco-individualismo, dell'edonismo, perché è un edonismo non reganiano, ma un altro tipo di edonismo, discuteva un documento come città metropolitana, come lo portava quindi in discussione, lo presentava ufficialmente, faceva una conferenza, otteneva grandi risultati, dava dignità, voce a Messina, cosa che invece andando in giro mi dico, quello è un buffone, capito? Si è ottenuto perché non si vuole bene veramente a Messina, non sono le sceneggiate che aiutano questa città a risollevarsi e avere dignità a livello nazionale e internazionale. Grazie, spazi di libertà. Nell'arredamento non sempre la qualità corrisponde al maggior prezzo. Outlet del Mobile Spartà, una grande superficie espositiva a poco più di 20 minuti dal centro della città di Messina, uscendo dal casello di Villafranca e procedendo 10 minuti direzione Messina. Ampio parcheggio, tantissime offerte in pronta consegna, prezzi speciali per arredamenti completi, residence alberghi, cucine componibili a partire da 995 euro, camere da letto a partire da 590 euro, divani letto a partire da 330 euro, tavoli allungabili a partire da 150 euro, sedie a partire da 20 euro, camerette a partire da 499 euro, pareti attrezzate a partire da 399 euro, divani a partire da 290 euro, materassi a partire da 69 euro. Tantissime offerte in pronta consegna. Per questo mese, promozione 12 mesi tasso zero. A Spartà.
Cause these hazy love lights I've been chasing my mind. Lucio Belluso, leader a Messina nell'arredo bagno e rivestimenti. Dall'esperienza decennale maturata nel settore, Belluso oggi riesce attraverso i propri consulenti a consigliarti professionalmente ed economicamente nella scelta degli articoli più adatti alle tue esigenze. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, Atlas Concord, FAP, Arblu e tanti altri marchi per la clientela più esigente. Prima di fare la vostra scelta, visitate il nostro showroom a Camano, all'uscita autostradale di Messina Centro. Proverete la nostra professionalità ed esperienza. Belluso, rivestimenti arredo bagno in via comunale 83 Camaro, Messina. La Gold & Gold Mercato dell'Oro è la prima e unica azienda aperta al pubblico in città, autorizzata da Banca d'Italia al commercio di oro, permettendo così ai propri clienti di acquistare presso l'unica sede di via Santa Maria Alemanna 3638 Messina lingotti e monete d'oro per un regalo o per un investimento sicuro che duri nel tempo. Presso la nostra sede sarà possibile acquistare o vendere oro, argento e preziosi in qualsiasi forma e stato. Dopo i crolli bancari, l'oro è ormai diventato l'unico bene rifugio sicuro, uno strumento finanziario a tutti gli effetti, che vendiamo in esenzione IVA, permettendo a chi lo acquista di fare trading, avendo in mano fisicamente il bene e potendo disporne a piacimento. Gold & Gold, mercato dell'oro, rispetta le leggi sulla privacy, garantendo la totale riservatezza sull'acquisto o sulla vendita dei vostri preziosi. Gold & Gold, a Messina, in via Santa Maria Alemanna 3638. Gold & Gold, massima trasparenza, quotazioni in tempo reale, pagamenti immediati. Rifiutiamoci, è il titolo della puntata di Malingua di questa sera. Scusa Saro. Allora, noi siamo in chiusura, il tempo è volato, ma quando parliamo di argomenti interessanti poi evidentemente vola. Gli ultimi 5 minuti, se voi siete d'accordo, glieli assegniamo tutti a Lucy Fenech. Sono sicura che non li darai. Volevo dire intanto delle cose. Intanto mi dispiace assolutamente l'atteggiamento di Heller, perché credo che non sia bello andare sul personale e parlare così anche di un sindaco con cui hai collaborato e che ti ha dato e affidato la possibilità di collaborare per questa città. Io non lo trovo per niente elegante, quindi questo volevo dirlo e mi dispiace sentire, perché poi uno può avere opinioni diverse sulle cose, però insultare il sindaco anche della città, a parte che tu che sei veramente rispettoso delle istituzioni. Faceva un documento, allora, in consiglio comunale. No, gli hai detto anche che il sindaco è buffone, questo è un insulto. Fa il buffone in questo modo. Allora, ribadisco, io non lo trovo né corretto, non lo trovo elegante, mi dispiace che tu lo faccia, credo che non sia una cosa che ti renda merito, però insomma è il tuo stile, io prendo le distanze da questo stile. Poi sui fatti uno può avere opinioni diverse, però la figura del sindaco è il sindaco della città, e quindi come il sindaco gli si dice che deve rispettare tutti quanti, io penso che istituzionalmente un sindaco va rispettato. Non detto si confronta questo, con nessuno, non ha rispetto della città. Perdonami Lucy, lo sai dentro di te, questo, Luca, che è vero. Sentire parlare te, diciamo, andiamo avanti. È volevo dire, per questo, quanto riguarda il discorso degli ATM, io sono molto distante da quello che dice Alessandro per un motivo. Quando si dice che il servizio lo danno i numeri, io non sono d'accordo su questo, nel senso che è vero, ci possono essere numeri, li possiamo vedere sulla carta, possiamo anche parlare di numeri di Messina Ambiente, che sicuramente aumenterà la differenziata, l'uso delle piattaforme, si è, non so la percentuale, quante schizzate negli ultimi anni, prima erano assolutamente inutilizzate, quindi si possono dare i numeri, però a me interessa il percepito, cioè la gente, quello che la gente comunque percepisce, perché quello che qua... Tutta la città, assolutamente, però il percepito della maggior parte dei cittadini anche nei villaggi è che sicuramente adesso i mezzi pubblici funzionano molto meglio rispetto a prima. Questo non significa che non sia arrivato, che sia arrivato. Quindi il percepito della gente rispetto all'operato di Foti in ATM della maggior parte di persone è un percepito positivo. Per Messina Ambiente, io molte volte ho detto anche all'amministrazione, cioè gli sforzi io li ho visti in tutti questi anni dei lavoratori, nella gestione, dall'assessore all'acqua, dal sindaco, dalla giunta, però il percepito della gente, quello che noi oggi viviamo, è che comunque non abbiamo risolto il problema.
che ha assolutamente, come abbiamo detto, delle cause molto più complesse rispetto anche a quelle di ATM, perché ci siamo di mezzo alla regione, alla discarica a 135 km di distanza, perché i mezzi che significa spazzatrici, i mezzi obsoleti, non ce li abbiamo, per una serie, perché i controlli e quindi il coordinamento con la polizia municipale, che è anche in carenza di organico, non ce l'abbiamo, quindi è un problema molto più complesso. Però in qualche maniera io mi auguro, io spero, anche con questa direzione, che è una soluzione, e io non ho sentito da nessun altro, tu hai chiesto più volte qual è la soluzione, e si parla sempre, abbiamo sbagliato, no, lui ha detto, Heller, no. La data, lui i tre ha detto anni, abbiamo sbagliato, non ci siamo confrontati, quindi parlando sempre del passato, si è sbagliato, oggi, in questo momento, qual è la soluzione? Quindi io dico, in questo momento, nonostante eventualmente le lentezze, eventualmente i tentativi, in questo momento la speranza dei lavoratori, ma anche io mi auguro della città, è quella di costituire una nuova società, proseguire questo percorso e tentare di portarlo al termine, fare un bando per un direttore generale, che è una figura che manca immessa in ambiente. Quindi in questo momento o fai questa soluzione o qual è in questo momento la soluzione alternativa, perché i problemi li sappiamo tutti, ce li diciamo, li raccontiamo, parliamo del passato, ma chi non dà soluzioni ai problemi, ma non dà un aiuto alla città. C'è un'altra soluzione secondo lei, Pino? No, io sono assolutamente d'accordo con quanto dice la Fene, perché ci aspettiamo proprio questo, ormai è un percorso avviato che non si può fermare, se no qualcuno ci deve spiegare qual è l'alternativa, cosa succede se c'è dietro l'angolo, io non ho voluto evocare, ma anche uno sciopero da parte dei dipendenti, che in passato c'è stato. No, anche noi siamo in mobilitazione, ancora noi decidiamo insieme ai lavoratori quali sono poi le forme. Voi avete dato un ultimatum? No, noi in una situazione di questo tipo, come quella che ha descritto prima l'ingegnere Lising, nella quale sprofonderà questa città in maniera inevitabile nei prossimi giorni, chiaramente assumeremo un atteggiamento molto responsabile. Quindi noi abbiamo dato appuntamento, lo dico perché è così, abbiamo dato appuntamento ai lavoratori alla prossima settimana, ci vediamo con loro e decideremo insieme quali sono... Quindi non è da escludere anche una forma di sciopero? Assolutamente no. Ingegnere Lisi, lei vede in questa società, come dice la consigliera Fene, che è l'unica soluzione? Torno a dire, non è, cioè, la società chiaramente dà cioè, bisogno che il servizio possa essere programmato, vengano fatti gli investimenti, e c'è tutta una serie di cose che una società normale possa fare, una società che lo fa di sei mesi in sei mesi. Dico, noi abbiamo fatto i miracoli, siamo passati all'evidenza pubblica, abbiamo abbassato i costi facendo gare, però comunque lavoriamo sempre a breve gittata, a sei mesi. Il ciclo nell'ambiente i tempi sono molto lunghi. Le scelte di oggi ricadranno per i prossimi tre anni. Anche il suo di posto in gioco, ricordiamo che lei è un dipendente di Messina, di Messina Ambiente. Grazie. Antonella Russo, ho promesso, lo faccio parlare per ultimo. Lei invece come soluzione quale vede? Io depongo le armi. Depongo le armi, perché ho sentito dire delle cose qui, diciamo, poco condivisibili. Ma vogliamo dire che Renato Accorinti è il sindaco della città di Messina, sì o no? Oppure la stessa chance, le stesse responsabilità, lo stesso ruolo, quello che avrebbe potuto fare in quattro anni, glielo possiamo chiedere ad un consigliere di quartiere, piuttosto che a un consigliere comunale, oppure al cittadino comune? Chi è che può interloquire con la regione, con lo Stato, se non il sindaco metropolitano? Chi è che sapeva dal 2013 che Messina Ambiente non andava bene? La soluzione non la posso dettare io, singolo, misero consigliere comunale. Non la posso io devo esprimere un voto, motivare questo voto, e sono l'unica che l'ha fatto, punto. Chi è che deve esprimere una soluzione? Può essere un singolo consigliere comunale a emettere un piano economico finanziario? Chi è che stabilisce quali sono i numeri di Messina Ambiente? Lo può stabilire un consigliere comunale oppure il sindaco, che è a capo delle partecipate, che è a capo dei dipartimenti, che è a capo degli assessori? Chi? Adesso noi la soluzione a chi la troviamo? A chi la chiediamo? Al signor Pinco Pallo? E diciamo, siamo arrivati adesso così, ci mettiamo con il cassonetto sotto l'albero? Oppure diciamo davanti alla città che la città non è sporca, di più, e che è un servizio che non va bene, di più, è un servizio inesistente, e che i cittadini pagano una tassa per un servizio inesistente. A chi le dobbiamo dire queste cose? E allora è vero che c'erano momenti in cui potevano essere fatte delle scelte diverse. Il Consiglio Comunale, non io, ha votato il piano Aro, ma era un piano gestito, studiato, concordato dell'amministrazione.
c'è un come dire, il verbale, il parere del dirigente Amato, cara collega Fenech, che non è un piano economico, è una cosa completamente diversa, che dice che c'è un risparmio di 21 milioni di euro rispetto alla gestione pubblica, non basta, è un parere che ho chiesto io? No, è un parere che viene strutturato rispetto alla gestione privata, non è un parere che ho chiesto io da consigliere comunale, è un parere che è organico ad una ideologia della giunta, è organico ad una ideologia della giunta. Ok, allora l'ideologia sapete qual è? Che dopo dobbiamo la chiudere. Io stasera ho parlato pochissimo, lo so, concluda, no, concluda, le chiedo scusa per questo. Questa sera la Costituzione della Messina Servizi è stata fatta a febbraio. Da febbraio a maggio l'amministrazione che cosa ha fatto sapendo che non ha una maggioranza in giunta, sapendo che avrebbe dovuto dialogare? Io in consiglio non ha fatto nulla, ha nominato Beniamino Ginatempo. Il microfono. Che probabilmente sì. Può essere solo... non può governare questa Messina Servizi, ma può avere solo un ruolo di rappresentanza e non di governance. Quindi che cosa è stato fatto in questi 3 mesi se non aspettare una risposta del Consiglio Comunale? La nomina di Beniamino Ginatempo come amministratore unico di questa Messina Servizi e basta. Cercare di arrivare alla soluzione dell'affidamento non mi pare che sia stato fatto. Il sindaco di Messina io non lo vedo nelle strade di Messina, io non lo vedo nelle partecipate, io non lo vedo fra la sua gente per cercare di risolvere i problemi. Ribadisco, era un problema che è nato dal momento della sua sindacatura. Non c'è il singolo che può trovare la soluzione perché non ha gli strumenti tecnici, perché non ha gli strumenti economici, perché non ci si può inventare una soluzione così. Il Consiglio Comunale è un organo di controllo. Tante cose sono state dette e non sono state ascoltate. Io la ringrazio, consigliera, per risarcirla, no, ma non solo per quello, anche perché voglio dire, approfittiamo della sua competenza, la inviterò nelle successive trasmissioni. No, perché ci sarà da parlare, sono convinto tanto dei rifiuti quanto di altro. Nelle ultime trasmissioni siamo proprio al rush finale, andiamo avanti fino al 30 giugno. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a voi per essere stati nostri graditissimi ospiti. Buonanotte. Grazie. Me pizza.